Sì, alcune cose credo che possono essere anche di interesse anche generale per chi ha proposto sostanzialmente questi progetti all'interno dei laboratori dal basso, che mi sembra una cosa molto carina. Mi pare fondamentale, tra l'altro, proprio archiviare e vedere poi di valorizzare successivamente questa massa di materiale, ma anche poi dovrà essere riutilizzato dentro ad altri circuiti di formazione, credo. E questo è... Perché infatti la cosa fondamentale è proprio insomma, è valorizzare l'investimento fatto, insomma, no? Non soltanto in termini di valore economico, ma di valore sociale, insomma. E lì, insomma, beh, mi piace molto proprio il modello complessivo, intelligente. Anche se mi sembra che il fatto che non ci sia comunque un qualche incentivo per chi propone la cosa, mi sembra, sì, posso capire anche le ragioni, però vabbè, un incentivo comunque modesto mi sembra comunque, perché anche un incentivo alla progettazione mi pare utile, no? L'idea, no? Vabbè, però diciamo che abbiamo, ci ripaga la possibilità di interfacciarci con... Ma infatti credo che una delle cose fondamentali di questa operazione, credo, è anche mantenere una connessione tra noi, diciamo, e tra tutte le persone che verranno qui. Per adesso io la cosa, infatti stavo pensando prima, prendendomi il caffè, insomma, che una cosa fondamentale che se non lo ritenete ovviamente, mi dovete dare tutti gli indirizzi mail di tutte le persone coinvolte direttamente e indirettamente, perché ovviamente le utilizzo nel nostro indirizzario per raccontare, anche per mantenere qualche... No, ma piacere, non, tra l'altro non costa nulla, quindi... anzi, ma poi, sai, da cosa nasce cosa? Per esempio... credo che sia un po' il senso del modello questa cosa qua, però deve essere appunto ben strutturato, cioè, bravo. Però là, siccome sono iniziative autopromosse, quindi anche mi pare che ciascuno di voi c'ha un po' una responsabilità nell'immaginare il modo come utilizzare questa rete di relazione che mano a mano viene costruita. Il modello è molto bello. Infatti lo racconterò adesso tornando. La cosa che sicuramente dobbiamo fare appunto è questa cosa. Oppure mi mandate, ovviamente se avete i miei riferimenti, vi dirò tutto qua, mi mandate sì, la lista delle persone, dei partecipanti o anche dei promotori, perché mi sembra che mi pare che il gruppo è costituito. E appunto, ma infatti che mi sembra una cosa molto carina e intelligente, ma proprio complimenti a chi ha immaginato questo meccanismo. Sì. Un'emozione d'ordine. Sì. In questa prima parte io mi sono fatto un'idea del campo in cui stiamo... Di questa giornata. Allora. Questa idea che si raccolgono dati con i sensori, perché i dati, soprattutto se strutturati bene, poi si prestano all'elaborazione e quindi alla creazione di una prospettiva che prima non esisteva. Esatto. Questa idea, noi la stiamo, diciamo, sforando in riferimento al territorio, ma in realtà è un'idea più generale. Assolutamente. Gli americani dicono big data ed è... Diciamo, non parlano d'altro, diciamo, da 3 anni, 5 anni a questa parte. Ci sono alcuni termini successivi, perché big data è associato ad un altro termine che tu conosci che si chiama analytics. Certo. E spiegali però che cos'è analytics, perché sennò... Ho fatto un doloroso percorso di ricerca operativa. Allora, che forma. Quindi, a questo punto, siccome per quel che mi riguarda l'orizzonte culturale è ben delineato. No, però fermati, tu devi spiegare che cosa si intende quando si parla di big data e quando si parla di analytics, sennò così mi fai risparmiare un po' di lavoro. Lo faccio volentieri, però finisco il mio punto. Ah, va bene, ok.
Dicevo, siccome l'orizzonte culturale mi sembra chiaramente delineato, io scenderei su un piano più applicativo, più tecnico, meno ambizioso dal punto di vista culturale, ma utile, perché la cosa di cui, come dicevo, soffriamo qui è l'isolamento, per cui la condivisione di strumenti, tecniche, metodi e lavoro è un valore. Isolamento. Beh, oddio, insomma. Ma adesso forse è beh, insomma. Dovevamo dire che cosa sono i big data e che cosa sono. Beh, insomma, accidenti. Allora, gli analisti e l'analisi dei dati in realtà esiste da sempre. La ricerca operativa è stata fondata negli anni 70. In 70, sì, e sì. Non è che. E che cos'è? Quando uno ha i dati, cioè le tabelle con le colonne piene di dati, su qualunque fenomeno, non è che se le legge come se fossero un romanzo. Da queste tabelle bisogna ricavare informazioni, senso, ok? Allora, c'è un campo specifico di analisi dei dati tra la statistica, la probabilità e appunto la ricerca operativa, proprio per esempio gli ingegneri gestionali fanno l'algoritmo del simplesso per trovare l'ottimo di un'applicazione industriale, dati certi vincoli, eccetera, eccetera. Ma si suppone che uno abbia i dati di un'azienda, di un fenomeno economico, con dei costi, delle possibilità di ricavo, eccetera, e cerca l'ottimizzazione tra i ricavi e i costi. Insomma, quindi l'analisi dei dati meccanizzata, fatta con i computer. Ok? Questa è l'origine. Negli anni 90 è arrivato il web, cioè una quantità di dati in una scala che non si era mai vista prima. Ma una scala che non si era mai vista prima significa che si è fatto un salto di, non so, credo di 6 ordini di grandezza, si è passato dalle migliaia di righe ai miliardi di miliardi, cioè, sì, sì, certo. Per cui gli strumenti di analisi che si erano utilizzati tradizionalmente non andavano più. Google è stata la realtà che storicamente si è confrontata per prima con questo, no? Perché la tecnologia ha reso possibile la raccolta di dati in una quantità, in una scala, che è una novità storica. Google ha messo a punto uno strumento di analisi, diciamo, fra virgolette, della nuova generazione, fondato su una teoria precedente, eccetera, che si è chiamato MapReduce, che serviva per elaborare queste grandi quantità di dati su gruppi di macchine, gruppi di computer, che lavoravano insieme in parallelo, perché la quantità di dati era tale che nessun grosso computer, per quanto grosso, poteva elaborarli tutti. Questo è stato storicamente il passaggio tecnologico che ha aperto questa fase dei big data, no? E oggi in questo terreno esiste un filone teorico e pratico di, per esempio, di confezionamento di nuove soluzioni di analisi di grande massa di dati. Li usano fondamentalmente i pubblicitari, perché tutti i click che noi facciamo sul web sono tutti registrati, per cui loro cercano di sostanzialmente di segmentarci a noi, di collocarci in segmenti di pubblico per venderci gli spot che ci interessano. Questa è l'applicazione principale, quella che paga la ricerca e l'implementazione. Però poi la tecnologia si può applicare a diverse altre cose, in biologia si applica, per esempio, sui virus, su fenomeni, cioè, ecco. Allora, noi fino a qui abbiamo visto queste applicazioni di raccolta dati che riguardano il territorio, la termografia, oppure le cose che la gente fa con i telefonini mentre cammina per strada, ci sono quelli che fanno jogging, ci sono quelli che vanno in bicicletta che si registrano con i GPS, per cui c'è chi sa come vengono usate dai ciclisti le strade e le piste, cioè c'è tutto questo, c'è la possibilità del discorso sull'energia, sul trasporto, ok. Quindi, siccome ormai gli strumenti di analisi di grandi dati sono quelli, gli strumenti tecnici, quelli dei computer, ma anche quelli teorici, quelli degli algoritmi, ormai molti algoritmi di machine learning, cioè di analisi dei dati moderna,
non bisogna manco più implementarseli da soli, perché esistono già le implementazioni, si prendono e si applicano. Quello che si fa è si preparano i dati, si mettono in ingresso e l'algoritmo va. Come Excel, con delle condizioni fondamentali che garantiscono l'interoperabilità. Bisogna che mo gli spieghi che cos'è l'interoperabilità, che è la condizione perché le macchine, certo, se si possa sviluppare questo modello di relazione machine to machine, cioè dati che possono, certo, essere interpretati appunto da sistemi di elaborazione diversi. Comunque c'è questo fenomeno mondiale. Allora, personalmente quello che mi interessa è, io seguo, no, e vedo che quali sono gli attori di questo panorama. Sono le grandi aziende, le grandi università e alcuni privilegiati, intellettuali, programmatori, direttori di studi, di strutture di ricerca, eccetera. Allora la sfida è, noi da qua, da una masseria in campagna, possiamo trovare una collocazione, trovare il modo di estrarre valore, trovare il modo di estrarre un senso che ci riguardi, diciamo, in locale, a Putignano? Ti posso interrompere? Va bene. Io non sono un renziano, no? Però guardo con grande attenzione quello che sta accadendo. Adesso, chi di voi ha visto la prima grossa conferenza stampa di Renzi quando ha varato i 10 punti fondamentali del governo Renzi? Qualcuno l'ha assistito? I dieci punti? Io no. Vi perdete le cose interessanti, eh? No, io perché non... uno di... No, cioè, informazione, cioè, mica altro. Sì, certo. Uno dei 10 punti, ce ne sono due o tre molto belli, secondo me, che hanno colpito me, poi. Uno tra questi è il tema dei dati aperti. Certo. Tutti i dati economici e amministrativi dei bilanci di tutti gli enti locali in formato aperto. E la cosa carina che ha detto, giusta, che non è sciocco fanciullo, ha proprio specificato, non ricordo, non in PDF, ma in formati aperti. Questo che cosa comporta? Dà la possibilità sostanzialmente, comporta, certo, a chiunque appunto di entrare e di acquisire, elaborare e utilizzare i dati prodotti, i dati, diciamo, economici, gestionali sostanzialmente, degli enti locali. Questo non è poca cosa, perché da lì possono nascere servizi, si possono produrre servizi. I dati aperti sui consumi energetici, secondo me questo è un bel terreno. Per non parlare di quelli sulla di spesa pubblica. Sì, ma quel certo. Il secondo e il terzo punto di Renzi è esattamente, quindi vi suggerisco di andare a vedere appunto quelle 10 decisioni. C'è l'altra anche, c'è un provvedimento regionale già in atto che, se non ricordo male, c'è un provvedimento regionale che applica la messa a disposizione in open data di tutti i dati dalla regione ai comuni, quindi di tutto ciò che è inerente ai progetti. Sarebbe interessante vedere un po' cosa ci sta, in quali formati, con quale completezza, questo è un punto molto critico. È il requisito dei progetti che vengono finanziati dalla Regione Puglia che abbiano un riscontro web, quello di essere a disposizione secondo la tecnologia open data. Questo è un punto molto interessante e anche molto critico. Perché sai, i dati aperti possono essere, sì, apertissimi, non PDF per intenderci, realmente aperti, ma di scarso interesse. I dati aperti che io, Luigi Di Prinzio, vorrei sono alcuni gruppi di dati e già pensati per innescare iniziative. I dati relativi all'energia, ad esempio, sono dei dati straordinari e su questo adesso apriamo, certo, un ragionamento, a partire da da alcune indicazioni che vi ho dato prima, ma proprio perché sul tema del risparmio energetico possono scaturire una grandissima quantità di iniziative, no? Proprio ed iniziative che consentono di aggiungere valore a dati effettivamente aperti. Sì. Voi probabilmente, no, non probabilmente, il 90,
89% non conoscete un affare che si chiama Seattle della Sogei. Tu Sogei sai cos'è? Sogei sì, Seattle no. Seattle infatti sono dati che esistono ormai dal 2007-2008, sono i dati dei consumi energetici, acqua, luce e gas di ogni comune relativo ad ogni utenza privata, industriale, commerciale e quant'altro. Allora i dati, tornando ai dati di Feltre è partito da questa cosa. Boh, il tema, il nostro obiettivo è energia e città. E vediamo di capire quali sono, qual è lo stato di fatto. L'obiettivo è proprio costruire quello che abbiamo chiamato firma energetica. Firma energetica è proprio il concetto di firma associata appunto al consumo energetico, come base di partenza per sviluppare delle iniziative. Se tu non c'hai un quadro di conoscenze, uno stato di fatto, chiamiamolo pure così, e non puoi in qualche modo misurare l'efficacia delle azioni che tu vai a costruire, a mettere in piedi, sia come famiglie, sia come imprese, sia come ente pubblico sostanzialmente sul versante delle pianificazioni energetiche. Questi dati ho combattuto un sacco di tempo per avere i dati reali dei consumi e soltanto per vie dei rapporti di amicizia che sono riuscito ad arrivare a Italgas, a Torino, sede centrale, e proprio per giri assolutamente anomali sono riuscito ad avere i consumi dei gas di ogni contatore della città di Feltre. E da lì abbiamo messo insieme i dati dei consumi reali, la dispersione che è derivata dalla mappatura energetica, per cominciare a costruire questo che abbiamo chiamato, quindi abbiamo dato la firma energetica. Quindi, i dati dell'anagrafe, i dati dei consumi, d'accordo, le dispersioni, tutta questa cosa è tutta disponibile in rete. Voi se andate, adesso ve lo mostro, è tutta disponibile in rete perché? Perché lì per fortuna c'è un'amministrazione, insomma, di gente sensata, anche giovane, ma c'è un giovane e un vecchio. E questa qualche volta è una combinazione che funziona. E hanno messo in piedi dei laboratori cittadini, si chiamano laboratori cittadini, che sono, se ne era passato prima questo termine, deliberanti. Cioè, a partire dai dati reali, cioè da un quadro di conoscenze socialmente diffuso, i laboratori cittadini, insomma, con energia, di ambiente, di varie questioni, di casa, eccetera, eccetera, di mobilità, elaborano sostanzialmente delle azioni che vengono trasformate in delibera. E quindi il dirigente assume l'indicazione del laboratorio cittadino, l'assume come determina, che è l'atto del dirigente, che è abbastanza interessante. Sostanzialmente. Molto avanzato. Sì. Infatti, questo è tant'è vero che abbiamo preso un premio, pochi, adesso non ce l'ho su, dopo se lo posso vedere, al forum PA, qualche giorno fa, allora, Feltre, e quindi anche noi, insomma, sia l'università che il comune, l'università è un scarico, no? Questa è stata l'ala, abbiamo preso appunto un premio appunto tra le amministrazioni che sono state in grado, insieme ad altre ovviamente, di trovare in qualche modo il bandolo della matassa. Allora, è interessante perché questo innesca, non sarà semplice, come vedete, non c'è niente di semplice, innesca delle iniziative, perché tu dai sostanzialmente alle imprese quella mappatura delle situazioni di ogni edificio, perché un'impresa può dire: guarda, caro signor Adriano, non so come ti chiami di cognome, guarda che la tua casa è in quelle condizioni, ti posso fare un'offerta di un certo tipo. I dati è una modalità di big data, dove ci sono i dati acquisiti nel modo con cui abbiamo visto, però sono i dati dell'anagrafe, quindi i dati delle famiglie, i dati dei consumi di ogni famiglia, i dati delle dispersioni, quindi è possibile appunto costruire questa cosa che chiamiamo firma energetica, che è la base di partenza. La tua firma è questa, si può migliorare
utilizzando in qualche modo le opportunità che lo Stato, le regioni e quant'altro offrono, no, per il miglioramento energetico. Voi dovete sapere, questo ve la dovete scrivere perché è importantissimo, perché secondo me l'energia è una delle questioni cruciali dei prossimi anni, cioè già da adesso e poi, che è la direttiva 27/2012 dell'Unione Europea, che deve essere ancora recepita da questo nostro disastrato paese, però dovrebbe essere recepita ormai, e che... Dove sta adesso un coso? Andiamo da Google. No, questa ve la raccomando perché questo può essere un ragionamento molto serio da fare per voi, anche una prospettiva di iniziativa futura. È direttiva 27/2012 UE. Questa, guardatevela, eccola qua. Vediamo sull'efficienza energetica, eccolo qua, che sostanzialmente impone per tutti i paesi, per 28 paesi dell'Unione, la riqualificazione energetica di tutto il patrimonio edilizio. Sì. Adesso non abbiamo tempo, poi ve l'andate a scaricare, però scrivetevele queste cose perché secondo me questi sono degli spunti di interesse, a proposito del... Andatela a scaricare perché è veramente una roba di grandissimo interesse. E, il tema è l'efficienza energetica, tutto il patrimonio edilizio a livello dell'Unione, con tutta una serie di temi. Queste sono tutte le premesse, poi ci sono i vari articoli. Questa ve la dovete guardare, studiare, insomma, comunque si scarica senza nessun problema. Vediamo un attimo. Ecco, vabbè, questi sono, vabbè, l'articolo 1, non me lo sono perso. L'articolo 2, insomma, il tema è questo, aggredire la questione dell'energia. Sì, certo. L'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Unione nel consumo principale energetica del 20% del 20% delle basi dell'ultimo problema energetica al di là di tale data, eccetera, eccetera, eccetera. O norme, questo è, e ci sono tutta una serie di articoli di grande interesse che riguardano gli obiettivi di efficienza energetica, e poi sono tutti i temi, ad esempio il ruolo, questo è i PAES, vi dice qualcosa questo termine? Silvia, PAES. I PAE sono i piani di efficientamento energetico degli enti locali. È strano che non... cazzo, è tutto il pieno al mondo, eh? Minchia. Non è che non l'abbiamo sentito, l'abbiamo sentito ma non associato all'acronimo. Ah, no, il risparmio di gas, per esempio, degli edifici della regione Puglia. Però purtroppo, non so, è infatti, un tema sì, attuale, è un quindi non è che l'abbiamo sentito. È che no, però... Ragionando in termini di aree applicative di interesse, questa energia non è una cosa banale, perché riguarda la nostra città, in generale il territorio, perché anche il territorio è un fornitore di energia, è più un fornitore che un consumatore, no? Ma Rifkin lo leggete, la terza minchia, è così, Rifkin. Vabbè, questo non è che possiamo fare. No, sono dei pilastri. Insomma. Sì, sì. Terza rivoluzione industriale. Ma scrivetevi, questo dovete leggere perché fa parte. L'informazione è il nuovo petrolio. Però noi, Attenzione, è una cosa da leggere. Allora, Rifkin è sostanzialmente un evangelista, cioè un evangelista. È quello che dice che sostanzialmente. Ciascuno di noi può essere un prosumer, cioè un produttore o un consumatore di energia, e quindi ha aperto una nuova frontiera sostanzialmente di modello di produzione diffusa dell'energia. Cazzo, qua potete mettere qualsiasi cosa, siete proprio qua in Puglia, non soltanto in Puglia, siete, ma forse quasi dappertutto in Italia. Diciamo sì, d'accordo, vabbè, però
cavolo, vedo, là ci sta le pale, e, lì dove mi hai messo ieri sera ci sta tutto un parchetto fotovoltaico, non vedo solare termico, ma sicuramente là solare termico potresti avere, certo, insomma, cavolo, qua... Sì, se... questo anche gli scarti di votatura. Sì, anche gli scarti, sono biomassa, tutto, con tutto l'attorno del biomassa, quindi, cioè, insomma, cavolo, qua c'è sono... Quindi questi sono territori che potrebbero produrre, che possono e producono quantità impressionanti di risorse. No, Rifkin è quello che sostanzialmente ha modellato in senso innovativo, culturalmente innovativo sostanzialmente, quindi il concetto di prosumer sul versante energetico. Poi, attenzione, un'altra cosa che a me piace moltissimo, quello dovete andare, ma scrivete queste cose perché spero che vi siano utili. C'è un bellissimo dialogo tra Carlin e Petrini. Come si fa a occuparsi di marketing, non sto scherzando, di marketing territoriale senza Petrini, Carlo Petrini. Carlo Petrini è fondatore di Slow Food, che tra l'altro è anche il promotore dell'Università del Gusto, quella che sta in Piemonte, una cosa straordinaria. È anche fondatore di Slow Food, insomma, personaggio straordinario. Beh, c'è una cosa molto bella di qualche anno fa, e se cercate semplicemente Rifkin Petrini, ho trovato subito un bellissimo dialogo tra il mondo sostanzialmente della produzione agroalimentare e il mondo dell'energia. E qua siete praticamente esattamente in questo contesto di connessione Petrini-Rifkin. No, ma scrivete, mo, senza se, ma, guarda, per dire... per noi Slow Food è una risorsa, abbiamo dei presidi. Cioè, no, ma... Ah, cioè, bellissimo. Guarda, è una cosa poi documentata su... Era questo il dialogo, guarda, è veramente stupido, veramente, non so, emozionante, veramente di... se fammi vedere dove sta. E questa è la traduzione in italiano, ma c'è anche su Repubblica, una cosa su Repubblica. Allora, leggetela. Petrini non parla in inglese. Veramente c'è questa cosa straordinaria di intesa e di, come dire, di sinergismo straordinario indipendentemente dalla lingua, è una cosa anche tra l'altro quella veramente molto molto bella. Quindi adesso Rifkin e appunto la direttiva 27/2012 sono delle cose che insomma, vanno interconnesse, quindi tecnologia e senso, no? Tecnologia e tra l'altro è salute. Uno dei miei riferimenti, io ho un pezzo di terra dove sto a Venezia, adesso sono ignorante come una capra su tutte le questioni legate all'agricoltura, ma insomma, mano a mano sto cercando di capire qualcosa, insomma, adesso uno dei miei grandi riferimenti è tutto il mondo e il paradigma della Coldiretti, che secondo me è straordinariamente interessante, che proprio si può riassumere in queste tre parole: territorio, cibo, salute. È appunto una connessione, te ne accennavo ieri Giuseppe, una connessione assolutamente fondamentale, da cui nascono poi tutta una serie di altri ragionamenti che possiamo fare un altro momento. Comunque, ritornando un attimo qua, e dovete assolutamente efficienza energetica, quindi il concetto di ristrutturazione edilizia che ha come elemento fondamentale quello dell'efficientazione, efficientamento energetico. C'è tutto un pezzo di questa direttiva sull'informazione anche. Vediamo un po' se la troviamo al volo. Ecco, gli audit energetici sono i sistemi, ma non è certificazione energetica.
cioè i certificati che si fanno con 40 euro, no? L'audit è proprio è la radiografia del comportamento energetico di un edificio. E beh, questo è un tutto il tema della misurazione e quindi della mappatura. Della mappatura dell'energy mapping, come dicevo prima. Adesso ritorniamo al dato, informazioni sulla fatturazione. Il Siatel, adesso, questo lo dovete stampare, adesso, questi termini però appuntateveli. Il Siatel è un database gratuito a disposizione di ogni comune, solo che è un database a disposizione, che c'è una convenzione che si fa tra l'ente locale e la SOGEI, gratuita, e che rende disponibile i dati di ogni utenza acqua, luce e gas. Ci sono i dati reali, metri cubi o in kilowattora o comunque metri cubi per quanto riguarda l'acqua, però anche quella è importante, sarà sempre più importante, con l'importo in euro pagato, con nome, cognome, indirizzo che ti consente di fare geocoding, quindi di georiferire. Adesso torniamo su una di queste cose che vi voglio suggerire, il geocoding. C'è anche il nostro codice fiscale, che c'ha tutte le nostre informazioni e tra queste anche la data di nascita, quindi c'hai un'idea di quella che è la stratificazione anagrafica dell'utenza, no? E quindi poi il costo pagato in euro anno per anno, dal 2006-2008 fino adesso all'ultimo dato, quello del 2013, con il quale è possibile fare change detection, appunto l'analisi del cambiamento. Questo appunto è una delle parole di cui parlavamo stamattina. Ed è un dato utilizzato dagli uffici che si occupano di fiscalità, ma è un dato che nell'ottica del big data, eccetera, può essere invece effettivamente messo a disposizione, qua si scatena un professore di casina, d'accordo, che però è un dato, ad esempio noi adesso lo cominciamo a utilizzare e faccio una parentesi. La cosa che stiamo, questo è un suggerimento, magari possiamo inventarci qualcosa insieme. Io oltre a fare professore, e tra l'altro mi sono sempre occupato di andare in giro a raccattare soldi per finanziare, io ho finanziato un'università per credo più di 1 milione di euro, di iniziative che facciamo. Ho finanziato negli ultimi anni, credo, una ventina, forse anche di più, di borse dottorato. Una borsa dottorato costa 48.000 euro. Più assegni di ricerca, in questo momento ne ho 7 attivi, ogni assegno di ricerca costa 23.200 euro. Questo lo fai sviluppando quella che è la connotazione della terza missione, di cui vi parlavo stamattina. Perché tu devi essere in grado appunto di offrire al mercato, sia pubblico o privato, qualche competenza per cui qualcuno te la viene a comprare, a chiedere. Questo è il senso, quindi, questo vorrei che questo fosse il senso appunto degli spin-off o delle start-up, insomma, no? Start-up deve nascere ovviamente da ovviamente dalle competenze, non puoi vendere l'aria, perché l'aria ce l'ha, nessuno te la compra, no? E quindi la questione della formazione, quindi del sviluppo delle competenze, anche quelle legate all'innovazione, alle tecnologie, ma anche alla progettualità, sono come delle condizioni fondamentali per lo sviluppo di iniziative di qualche genere. Ritornando su questa cosa, i dati di Siatel, adesso vedo se c'ho qualcosa, se mi sono portato, però mi sembra una cosa, comunque. Allora, noi vogliamo fare come adesso, come start-up, no? Tra l'altro sarebbe carino, noi possiamo tranquillamente tenervi là a fare degli stage. Noi abbiamo la sede al Parco Scientifico Tecnologico, al Vega, dove tra l'altro c'è un incubatore certificato. Ecco, l'incubatore certificato è un'altra struttura fondamentale, perché
la start-up innovativa in un incubatore certificato ha dei vantaggi straordinari. Quindi andate a cercare anche questi due termini, start-up innovative. Beh, insomma, giusto per dirvi una cosa, ieri, appena sceso infatti poi, però dopo ho avuto Cassini che non... adesso ve la faccio vedere, giusto per dirvi, ma non per, insomma, per farvi capire il senso. Poi oggi, vabbè, è un po' un casino, vi faccio vedere la mail che ho ricevuto. Eccolo qua. Guardatela. No, fatela girare, o la leggi. Leggi le voci alte. Unisky SRL, modulo contatti del sito Unisky. Enrico Martini, con un'email. Oggetto richiesta informazioni, buongiorno. Sono del Ministero dello Sviluppo Economico, un importante fondo di venture capital straniero sarebbe molto interessato a contattarvi, ma non riesce a trovare nei vostri rispettivi siti web tutte le informazioni di cui ha bisogno. Non è vero, perché sono andato, fate la mail. In particolare sarebbe utile avere l'indirizzo email e o il numero di telefono dell'amministratore delegato o fondatore della vostra impresa. Vi invito a inviarvi, grazie cordialmente. Poi ho mandato. Adesso, perché vi dicevo che c'è una grande attenzione sul versante delle start-up innovative, ce ne sono circa 1.800, circa 2.000 oggi in Italia, che sono delle aziende, come dire, appunto hanno un riconoscimento, una report, insomma un'etichetta, iscritte in un registro speciale della Camera di Commercio. Voi sapete, qualsiasi azienda di qualsiasi natura che è registrata in Camera di Commercio, c'è un registro speciale, c'è un grande, adesso, ma guarda, ve lo faccio vedere, non per dire che siamo, insomma, che c'è un grande interesse adesso dal governo, ma non soltanto da Renzi, anche da prima, sulle start-up innovative, in cui proprio la cosa fondamentale è connettere appunto innovazione anche tecnologica con capacità progettuale. Guarda, questo l'ho fatta leggere proprio perché credo che sia una cosa interessante, un elemento stimolante per per queste iniziative vostre dei laboratori dal basso, che ovviamente deve avere come dei punti di coagulo, insomma, di iniziativa completa. E una delle cose che stiamo facendo è questa cosa qua, quindi vendere un servizio di energy mapping o di mappatura dell'energia fondendo questi due dati, cioè da un lato i dati del SIEPE, perché tu hai il dato puntuale dei consumi che per via dell'indirizzo tu puoi fare il geocoding e poi georiferire. E sul modello di per l'esperienza, eccetera, eccetera, e con la tecnologia che stiamo adoperando, adesso ve la mostro, è possibile sostanzialmente vendere un servizio di energy mapping a livello però di singola utenza, quindi a livello di granularità territoriale assoluta, è possibile venderlo a un euro all'ettaro, che per un contesto urbano è veramente poco. Noi abbiamo fatto questo rilievo con questa nuova tecnologia di 3.000 km quadrati, 44 comuni, ci hanno pagato 87.000 euro. Un rilievo dal modello 3D ad altissima, adesso vi mostro alcune cose, ad altissima risoluzione. Sì, devo avere qualcosa anche sulla rete. Quindi un modello 3D veramente straordinario, perché è una ortofoto a 15 cm di pixel. 15 cm di pixel? Sì, sì. Cosa ci si fa con un'immagine a 15 cm di pixel? Un sacco di cose, un microscopio.
sostanzialmente tu puoi riconoscere il tipo di cane che è stato fotografato, perché un cane sarà lungo, un cane di taglia 50-60 centimetri, c'hai praticamente 3 pixel rotti e quindi ti consentono di avere la possibilità di individuarlo e classificarlo, insomma, quindi c'è una risoluzione altissima. I dati che ci sono in giro sono anche molto buoni, anche la volta del giorno c'è un'autofoto da 50 cm di pixel. Già 50 cm di pixel è un dato alta risoluzione, equivalente ai dati ad altissima risoluzione da sistemi satellitari, cioè che sono quelli civili, poi quelli militari sono una risoluzione estremamente estremamente più alta, però quelli che si possono acquistare o scaricare sono e poi quindi quella tecnologia Dense Imaging Matching consente con un procedimento software basato ovviamente su una software di realizzare una nuvola di punti, per cui è un modello di DTM, DSM, due concetti fondamentali, DTM, quindi è il Digital Terrain Model, è il modello del terreno, e DSM è invece il modello del della superficie. Sì, un po' stanco questo, ci servirebbe un bicchiere di vino per andare. No, adesso, dopo mi viene fame e dopo siamo morti. E quindi hai un DTM e un DSM, quindi un modello di impronta digitale urbana, anche non urbana, quindi poi c'è anche. Sapete, a proposito di lidar e laser, che tu hai un modello che può essere, come dire, elaborato per tematismi diversi, cioè possono essere estratti tematismi diversi, il verde piuttosto che le strade, piuttosto che i volumi, gli edifici o altri oggetti. E questo tipo di tecnologia consente sostanzialmente di avere un dato al 90% analogo a quello del lidar, però un decimo del costo. Quindi noi abbiamo pagato 38 centesimi per ettaro, questo quel tipo di dato, che può essere associato, quindi facendo un euro all'ettaro, insomma, un costo molto molto basso. Noi abbiamo fatto adesso un contratto con Treviso con 5.000 euro, quindi abbiamo sostanzialmente il modello 3D e ortofoto ad altissima risoluzione, una città di 100.000 abitanti, insomma 6.000 euro sono, non so, insomma niente, no? Questi dati potrebbero essere associati ai dati del Seattle. Mi ha chiesto di Petrini, lo possiamo anche chiedere. Però andatevela a guardare. Seattle. Ma io su questa cosa qua, se posso dirvi, ci farei un ragionamento. Vediamo un po'. Andate dall'assessore qua a Ceglie e fatevi dare i dati del Seattle. Lui ce l'ha. E se non ce l'ha, è un disgraziato. Sicuro. Ci mettiamo. Adesso facciamo una fotografia. Ma non è detto. Ma non è detto, Perché magari c'è qualche impiegato intelligente del comune che questa cosa magari ce l'ha, la utilizza, ma poi gli altri responsabili degli altri settori magari non ne sanno niente. Quelli dell'urbanistica non sanno che esiste questa cosa così. E questo invece è un dato veramente di straordinaria importanza. Sì,
Siete. Non fate sta sì, tanto. No, ci proviamo. E vedi, ma poi guarda, è semplicissimo, perché basta proprio, guarda, richiesta di abilitazione. Gratuito, è una convenzioncina banale tra la Sogei e una delle cose, poche cose buone che fa la Sogei. E... A Taranto c'è un centro storico con su un'isola con stratificazioni di epoche storiche diverse dalla preistoria ad oggi. Questo centro storico, che oggi è tipo i Bassi Napoletani, è molto degradato, c'è tutta una parte con edifici diroccati che stanno crollando, quando piove quest'inverno piove e sono crollati nei 15. Il comune ha una mappa elaborata negli anni 90 del rischio di questi edifici. E io, attraverso conoscenze, perché questo è l'unico meccanismo che funziona, entrato in possesso di una fotografia di questa mappa, però è appunto una fotografia, cioè un file bitmap. Con le stesse conoscenze non sono riuscito ad avere l'originale, cioè il vettoriale. Il comune, questi dati, se li tiene in un cassetto. Questo è normalizzato. Non c'è canale, non c'è. Cioè, bisogna. Lei dice, vada dall'assessore, è una convenzioncina. No. Adriano, io sono Luigi, tu sei Adriano, sono Luigi. Per cui, cioè, dall'interno di una realtà accademica come la tua ha senso questa prospettiva, ma il mio interesse, il nostro credo, era quello di riuscire a fare una cosa un po' piratesca, un po' dirompente, un po' contro le istituzioni, artigianalmente, dal basso. Ecco perché dicevo il possesso degli strumenti. Sì, ma gli strumenti sono disponibili, secondo me. Gli strumenti di elaborazione dei dati sono sostanzialmente... Io faccio un esempio. Posso fare un esempio? I dati non sono disponibili, ma gli strumenti... Ormai, cosa ti mancherebbe a te per gestire, ad esempio, una piattaforma... Allora. GIS oppure WebGIS, è tutto quanto open. Sì, certo, allora voglio fare questo esempio. In Puglia ci sono alcune decine, non so esattamente quante, di aziende di trasporto pubblico con gli autobus, ognuna naturalmente, tutte SPA, molte SPA, tutte a capitale totalmente pubblico, ognuna con le sue strutture, aziende autonome con linee di autotrasporto, ognuna con il suo orario, che se uno deve organizzare un viaggio deve studiare 5 giorni. Sì, allora certo. Qui stiamo parlando di una cosa, stiamo parlando degli orari delle corriere, che sono in PDF. Non possono essere in PDF. Questo è il problema. Capito? Allora, sì, vabbè. Fosse anche solo questo. Riuscire a mappare questo in maniera umana, dignitosa, con i mezzi, con i centri di spesa, con... Allora, se io vado a parlare con loro, quelli si terrorizzano e si chiudono a riccio. Posso dire una cosa? Forse per assurdo, è come diceva lui, più facile parlare con la Barbanente che interfacciarsi. Che è la Barbanente, scusa? Territorio, anche vice governatore. Secondo la mia piccola esperienza nella frequentazione di uffici pubblici, è più facile parlare con la Barbanente che dialogare con un dirigente o un impiegato di un ente pubblico e spiegargli. Innanzitutto deve sapere che la differenza tra un PDF e un file di Excel. Quella la sa, fa finta di non saperla. Ma non è mica detto, non è detto. Non è detto, comunque. Sì, infatti. Purtroppo, in questa situazione. Allora, posso aprire una piccola parentesi personale per dire il problema, perché innanzitutto stiamo raggiungendo degli obiettivi con questo laboratorio, perché ci stiamo scambiando delle informazioni e soprattutto noi stiamo acquisendo
delle informazioni che sicuramente riutilizzeremo nella nostra vita quotidiana e anche nel nostro lavoro. Sicuramente. E già, secondo me, questo è un obiettivo importante che abbiamo raggiunto con questa attività. Vabbè, parentesi. Nel 2007 decido di impiantare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa mia, centro storico di Celle Messapica. Comincio a prendere le informazioni, grazie al web si riesce a capire bene, facendo le ricerche mirate e tutto quanto. Chiaramente poi bisogna interfacciarsi con gli enti che ti devono dare delle informazioni. Allora io faccio il primo incontro con l'ufficio tecnico, il quale non era assolutamente a conoscenza del conto energia, ed eravamo al secondo conto energia, non era il primo, il secondo. Allora, ecco perché stavo dicendo, il Siatel è una cosa che io non conoscevo. Insomma, lo conoscono pochissimi. Appunto. Questo è fondamentale. Adesso forse non c'entra niente la mia esperienza, però per far capire come spesso la soluzione verrebbe bisognerebbe risolvere problemi semplicissimi. Saper usare una mail, saper usare un file di Excel anziché un PDF. No, ma vedi, però veramente, purtroppo. Qua tu fai un errore, un errore fondamentale. Qua il problema non è quello dell'acquisizione della competenza tecnica. Sì, sì, no, certo. La questione purtroppo è una questione culturale e le questioni culturali sono quelle assolutamente più difficili da superare. Quindi la questione è questa e quindi ad esempio la formazione all'interno delle strutture pubbliche dovrebbe essere prima di tutto culturale, quindi riorientare sostanzialmente chi opera nell'amministrazione pubblica. Sto parlando anche dei professori, delle università e non soltanto università, riorientarle per riallinearsi col mondo che cambia, perché le comunità nella stragrande maggioranza dei casi sono molto più avanti dei propri riferimenti nell'ambito dell'amministrazione pubblica. Ci sono delle eccezioni, l'Angela sicuramente è una di queste, ma in generale c'è una forbice, è una forbice crescente proprio tra le sensibilità, le attese delle comunità locali, di ciascuno di noi, rispetto a quelle che sono invece proprio i riferimenti culturali espressi nella galassia dell'amministrazione pubblica. Quello che dici è questo, non è che sì, magari non saprà la differenza, ma anche se sapesse la differenza tra un PDF e un dato aperto, non saprebbe cosa farsene. E la questione è un problema culturale e mettersi sostanzialmente in quel caso lì a disposizione del cittadino, perché la cosa straordinaria è quando uno va a lavorare appunto la mattina, essendo dipendente di un comune, sostanzialmente cambia la propria veste, si trasforma, diventa una specie di mostro, quando prima a casa era una persona come tutti gli altri. È una condizione diffusa, molti se ne rendono conto di questa condizione. Questo accade anche dentro la mia università, quindi, sia i professori, non parliamo poi della parte amministrativa, insomma, e così via, così via, così via. Quindi lì c'è proprio da fare proprio lì la grande operazione. Adesso vediamo. Tra l'altro io sono anche curioso, tra poco ci sta il Consiglio dei Ministri sui temi della corruzione, perché poi questa è anche un'altra cosa, ma adesso vediamo dopo. Quando facciamo la sosta vediamo che cos'è che viene fuori, perché stiamo aspettando veramente quanto pesante sarà il bastone, quanto nodoso sarà il bastone del governo sulle ultime vicende, insomma. E vediamo un attimo quale sarà in qualche modo l'orientamento vero della riforma della PA che si è avviata con il nuovo ministro, con la Madia. Vediamo, aspettiamoci qualche cosa di interessante. Per adesso le cose sono venute fuori, che se capiscono sono veramente di scarso interesse, però credo che la cosa fondamentale è proprio la riqualificazione culturale profonda di chi opera nell'amministrazione pubblica. Quella è la condizione fondamentale, perché l'acquisizione di competenze tecniche o tecnologiche si fa, uno studia un pochino e si fa, ma la tua testa per rimettertela in qualche modo in sesto non si fa con un corsetto di formazione, si fa con un processo appunto di
riallineamento con il sentire comune di ciascuno di noi, che deve essere immaginato, il come, infatti io sono curioso della riforma, che deve appunto affrontare questo problema della forbice, che deve essere ridotta se deve essere chiusa. Questo è il... come riallineare il nostro comune sentire, sicuramente ce l'abbiamo, di quello che ci aspettiamo come servizio da chi, che, da coloro che lavorano. Silvia sicuramente sarebbe in grado di dire e quindi spiegare qual è il tipo di servizio che si attenderebbe. Silvia, come ciascuno di noi, nessuno escluso, insomma. Però questa cosa, si dice una forbice culturale, proprio, che è la cosa più complicata da riformare, credo irriformabile. Molti miei amici che lavorano a livello dei ministeri, soprattutto nell'ambito delle strutture dell'agenda digitale, sono convinti che l'amministrazione pubblica è irriformabile. Le riforme si fanno con i giusti incentivi. E non solo, sì, questo sicuramente sono... Sì. Sì, questo purtroppo, sì, gli incentivi sono uno strumento, ma non sono, sono necessari, ma non sufficienti, ecco, questa è un po' la cosa, purtroppo è una questione piuttosto complicata. Sì, sì, infatti, e poi anche questi ultimi anni, questo paese attraversato, hanno modificato i riferimenti culturali. Lì le televisioni di B hanno riorientato culturalmente questo paese. Questo è... Non abbiamo più maestri. Ah sì, sì, questo non abbiamo, e abbiamo perso anche qual è il sistema di valori che dovrebbe caratterizzare i nostri comportamenti. O ne abbiamo acquisiti di alcuni che adesso mano a mano si svelano in maniera evidente a Venezia come all'Expo, così come dappertutto. Eh sì, siamo in una situazione complicata. Vabbè, comunque, intanto noi cerchiamo di fare al meglio le cose che è il nostro lavoro, insomma. Cosa stavo dicendo? Sì, di questa cosa dell'energy mapping. Questa è una delle cose che potrebbe essere veramente di grande interesse, perché questo è il tema appunto della... E dei processi di, come dire, di costruzione di prosumer, cioè di produttori e consumatori di energia in una condizione appunto territorialmente limitata e quant'altro. L'impronta, che è un'impronta di straordinario interesse, di Rifkin ci va fatta appunto una vera riflessione connettendolo, perché intorno a questi temi ci sono tutta una serie di altri passaggi per reimmaginare la rete infrastrutturale di questo paese. Tutto il tema delle smart grid, tu sicuramente sai cosa sono le smart grid, adesso ti tocca spiegare cosa sono le smart grid. Ognuno deve dare un contributo. Reti intelligenti, tra virgolette, che diavolo vuol dire? Nel senso che, come una volta la comunicazione di massa era monodirezionale e quella modernata è bidirezionale, così le reti di distribuzione dei servizi possono diventare bidirezionali in modo da 2.0, forse 3.0, poi vedremo in modo da raccogliere dati dai terminali. Sul territorio, sui consumi, sui tempi, sulle distribuzioni. Prova a spiegare quale può essere la forma di una smart grid a livello locale e che cos'è l'anima che può gestire la smart grid, al di là dell'infrastruttura fisica. L'anima è il software. Oh, questo volevo sentire, questo andavo sicuro. E sto software che deve fare? Dipende dall'obiettivo. Come dipende dall'obiettivo? Per esempio, distribuire carichi, risorse nel tempo e nello spazio. Sulla rete, Sulla rete, certo, carichi, risorse sulla rete. In ragione di?
in ragione lì dipende della disponibilità, del costo, della convenienza in generale. E non solo. Tu stai parlando della disponibilità, stai parlando dell'offerta. E certo. Ma anche della domanda. Oh, piano piano si tirano fuori tutte le cose. È esattamente, quindi una soluzione, una piattaforma solo deve mettere in equilibrio domanda e offerta. Ma l'offerta è costituita da che cosa? Guardi, tiro fuori tutto un po' quella volta. Da? Nel caso della corrente? La corrente? Quel che corrente è quello? Ha già capito. Ma che cosa deriva? Ah, dal gas, dal carbone, dal sole, dal vento, dalla risorsa. Ah, bravo. E quindi il software deve che cosa fare? Deve modulare la componente di risorsa contenuta nella corrente. E quindi mettere insieme, certo. E quindi mettere in equilibrio le cose. E farlo autonomamente, in tempo reale. Sta aggiornata qua, è aggiornata qua. Se ci avessi un bel pannello, che fai? Attacchi la corrente dell'Enel o... Spiega come si deve. Oh, bisogna tirare fuori le cose proprio con la pinza. Proprio con le pinze bisogna tirare le cose. Che devi fare con questo foro? Sei uno sviluppatore, sei informatico, che devi fare? Devi fare il tuo software che faccia che cosa? Che faccia questo, che faccia l'orchestrazione della modulazione. Orchestration è un termine poi tecnico, non è, appunto, lui l'ha tradotto in italiano, orchestration. Orchestra tra l'altro è una piattaforma che serve, ad esempio, quando tu vai a fare, ti vai a prenotare un volo, dove sei andato, mi hai detto, a Berlino. Come sei andato? Sei andato a vedere su Trivago, non certo. So, da qualche parte, che cosa hai fatto? Ho comprato un biglietto. Certo, ho consultato la tabella. E secondo te quella cosa che non funziona qui, come tu dicevi, tra le agenzie di trasporti, secondo te a Berlino come sei andato? Scartiamo il caso che magari è di un volo diretto qua da Celje Messapica a Berlino. Bon, scattiamo. Quindi che cosa fa? Questa interfaccia fa questo, cerca nel grafo delle possibilità. Orchestra fa appunto machine to machine, cioè mette interconnessione i database dei voli, c'è una bellissima applicazione tra l'altro che si chiama, c'è anche per le navi, adesso vi dico come si chiama. È una figata straordinaria. Eh? Come? Non ho capito, che hai detto? Oddio, come si chiama? Non Vessel Track, si chiama Flytrack. Cioè, c'è un bel software bellissimo che ti dà la situazione utilizzando transponder, che sono sostanzialmente l'identificatore del veicolo. Sì, transponder. Ti dà in tempo assolutamente reale la posizione, la direzione della rotta e il tipo di veicolo, vale anche per le navi, cioè l'AIS, che è un altro sistema di localizzazione, eccetera, eccetera, a livello globale. Allora, Orchestra fa questo tipo, l'orchestrazione e la interconnessione sulla base delle regole dell'interoperabilità del diversi database che consentono quindi ad un disgraziato qualsiasi come noi di avere subito la risposta. E per andare a Berlino sono dovuto andare a Bari, vabbè, con la macchina, ho preso l'aereo, poi sono andato a Roma, da Roma non ci stava lì il momento che ricordavo, sono andato a Francoforte, da Francoforte sono andato, e tutta questa roba qua tu ce l'hai immediatamente disponibile. È la stessa cosa che dovrebbe essere disponibile se tu vuoi andare da Celje Messapica a, che ne so, a Cisternino con magari con due linee di autobus che non parlano tra di loro. E, vabbè, questo abbiamo divagato, però questo è uno dei tanti temi dell'interno. Quindi stavamo parlando del software che sta un po' impigrito, cosa già fanno. Allora, questo software per la gestione di una rete intelligente, smart grid, come si fa? È rifting, dice, no? Devi sostanzialmente trovare quella soluzione che da un lato identifichi l'offerta è costituita da una pluralità
di risorse, quelle provengono dal carbone, dalle risorse petrolifere in senso lato, da un lato, e quindi l'Enel nel nostro caso, però se tu hai appunto un sistema, appunto un parco eolico, oppure hai un parco fotovoltaico, oppure hai una centrale a biogas e quant'altro, interconnesse, questo è il ruolo della rete, allora il software deve sostanzialmente identificare i contributi che le diverse risorse danno nel tempo reale. Il tempo reale è un'altra parola chiave fondamentale. La gestione tempo reale è fondamentale per tutta una serie di servizi LBS. Te ne raccontavo un po', poi torniamo con Daniela, poi magari sui temi del marketing territoriale in tempo reale. In tempo reale devo sapere qual è il contributo regolare. Adesso le pale eoliche ad esempio si sono fermate. Si sono fermate mentre il contributo del pannello del parco fotovoltaico si sono fermate, non so perché. Sì, sono ferme. E quindi quella è un elemento, un segmento dell'offerta che in questo momento non è utile, ecco. Però che può essere integrata appunto con il contributo del fotovoltaico in questo momento, d'accordo? Adesso facciamo un salto sul versante, se no che software costruisci, cazzo, devi fare un progetto, requisiti utenze. E sul lato della domanda? Di che cosa? Non si è perso. Di energia. Stiamo parlando di energia. Oh, non si è perso. Oh, non... C'è il calo degli zuccheri. Il 2005 si sta il calo degli zuccheri. Oh, stiamo parlando di smart grid e quindi di relazione tra domanda e offerta, il software che devi tu sviluppare, cavolo. Da un lato dobbiamo mettere in equilibrio. Come ce l'ho? È perso. Ci vuole la rilevazione del consumo. Il consumo, quindi della domanda, giusto? E allora che cosa puoi fare? C'è tutto un altro versante che in qualche modo afferisce la tecnologia, che è quello dell'intelligent building e quindi della domotica. E come? In questo momento quanto stiamo consumando? Allora, ci sta lì il sistema di streaming, ci sta le telecamere che sono alimentate, ci sta il proiettore, ci sta questo. Le luci non sono accese, ci sarebbe che cosa? Saranno dei frigoriferi accesi. Un po' di robe, un po' di energia. Questa è, in questo momento è la domanda. La domanda, se abbiamo tutta questa serie di elementi separati, cosa ce ne facciamo? Poco. Non poco, niente. E quindi dobbiamo avere che cosa? Interconnessione e quindi un cervello, una soluzione digitale. Avete qua il contatore digitale? Penso di sì. Come penso di sì? Questo no, cioè, ragazzi, qua stiamo a ragionare, stiamo non a fare. Mia. Stiamo non costruendo una startup. Se non è c'è... casa mia. No, però. Immagino che sia digitale. No? A casa mia c'è. Ecco, tra l'altro questa, attenzione, è la condizione in questo istante, tra un po' noi spegneremo il PC che non funziona, cioè, però accendiamo probabilmente la luce, attacchiamo il fornello elettrico, ammesso che ci sia, cioè, ovviamente sia la domanda che l'offerta ovviamente sono in tempo reale e quindi il software che deve, mo si è messo pure a distrarre con il telefonino, deve appunto devi costruire una soluzione software che sia in grado di mettere in equilibrio i segmenti di offerta con la struttura della domanda, cioè dei consumi. E quindi fare che cosa? E qua evidentemente se c'è una bella notte ventosa come c'era anche ieri l'altro giorno c'era... E evidentemente tu carichi più da... perché voi sapete che ci sono anche sistemi eolici, cioè il mini e il micro eolico. Il micro eolico che butta, c'è anche un kilowatt, anche sono soluzioni, sono delle pale piccole. Tra l'altro voi sapete c'è una differenza tra le pale
a asse orizzontale, che sono quelle, o ad asse verticale, che sono quelle che girano, non hanno la stessa forma, eh? Non sono delle eliche, ma sono, non so, sono come delle ventole, sì, elicoidali, oppure come quelle, sai, che... Sì, quindi ci sono... E quindi, in ragione delle caratteristiche anche della domanda georiferita, quindi territoriale, l'altra cosa fondamentale è appunto la georiferenziazione sia dell'offerta che della domanda, perché ovviamente quel sistema di pale, come dire, ha una, diciamo, un dominio territoriale diverso da quello che può avere un microsistema eolico piazzato qua sopra il tetto della casa e così via, così via, così via. Questo è Rifkin sostanzialmente, no? È il modello Rifkin. Questa cosa si può poi trasportare anche sul versante dell'agroalimentare, no? E così via, così via. Quindi regolare sostanzialmente i regimi in equilibrio tra domanda e offerta in ragione dell'attività che viene svolta, non soltanto in ambito residenziale o abitazione, ma anche in ambito produttivo. E lui c'ha un bel lavoro da fare. E fare, insomma, con la Daniela devi costruire una struttura di dati per la valorizzazione delle risorse locali, che sono... Quali sono le risorse locali, Daniela? Mo ti tocca a te. Tipo? La natura, il paesaggio, l'arte, la cucina, le tradizioni. E sul piano energetico il sole è vecchio. E ti stai dimenticando qualcosa di fondamentale, e mi sembra strano che tu dimentichi. Sì, questo d'accordo, ma non solo, vabbè, l'agroalimentare, ho detto, insomma. Dove stiamo? No, non so, ho capito, ma questo che cos'è, questo affare qua? Questo luogo, questa masseria, lo Iazza. La cultura. Non è solo, questa è una struttura che eroga i servizi. Non ci sono servizi residenziali, ma ci potrebbero anche essere, come in altre. Quindi c'è tutto il sistema dei servizi, sia residenziali, ma non solo, ma poi c'è tutto il terziario, che non sono i servizi materiali, sono quelli immateriali. E l'informazione dove la mettiamo? Te la sei scordata? Ti pare? Certo. No, come certo? Io, allora, secondo me... Non ho capito, ma... non so se mi spiego, come si fa a fare marketing territoriale senza informazione? Oppure si fa ad un altro livello. E questi sono i temi sui quali si deve ragionare, secondo me. E voi dove? Cazzo, è una cosa molto carina questa, veramente. Mi pare un'idea stupenda questa cosa del laboratorio del basso, perché servono per fare, secondo me, potrebbero, e credo che servono per fare esattamente questa roba qua. Marketing territoriale, se non lo fate tu o la Daniela e Adriano, siete nei guai, no? E dopodiché Silvia deve occuparsi della pianificazione dei servizi, così come Giuseppe tocca occuparsi della comunicazione. E così si fa marketing territoriale, o no? E come fai a fare quello che è un termine che io amo molto, lo scouting? Vi posso dire quello che io vedo dentro questa roba qua? Io ho fatto, come dicevo prima, mi ha fatto una roba a Peschici di marketing, un progetto di marketing territoriale basato sullo scouting. Lo scouting è l'osservazione fatta da più soggetti per identificare tutte le cose interessanti che ci stanno in una città o in un territorio, che sono miliardi. Ad esempio, ho visto quella lampada straordinaria, me la sono fotografata. Quella è un'attività, io sto facendo scouting, sto facendo, anche quella brocca è bellissima, magari questa non è locale,
però quel particolare là in pietra che serviva per appenderci Caciocavallo è una cosa che mi interessa, come mi interessa anche il tipo di trattamento della pietra o questo pavimento, ma anche poi appunto gli elementi, quella straordinaria pianta che lì copre quel bel tavolo lì all'aperto. Quindi, cioè, questo è scouting, quindi lo scouting si fa con questa roba così, cioè fotografando e costruendo progressivamente una struttura di dati. Se non te la fa coso, ma tu devi sapere che devi costruire una struttura di dati georiferiti, multimediali, per fare un progetto, un'iniziativa di marketing territoriale che abbia... Perché? Perché se tu non fai scouting e non identifichi la plura, e non solo tu Daniela, ma Daniela con la sigla, con Adriano, con Giuseppe e così via, i vostri nomi non mi ricordo, e non rispondete alle esigenze più diffuse di gente che viene dalle altre parti, sia dalle altre regioni, ma anche dalle altre parti della stessa regione. Per qua ci sta il solito vizio nostro italiano, che io conosco pochissimo l'Abruzzo, pur essendoci stato fino a 17 anni. E adesso ci tornerò a farci un giro con la mia vecchia 500 del 68, con mio figlio che ce n'ha adesso 20, perché è fondamentale. E perché non si fa niente, e nemmeno il marketing territoriale, se non c'è questo concetto fondamentale di identità. Non c'è identità se non conosci il territorio, è giusto o no? Mi dà ragione, è un bel colpo. È così, non c'è identità, non c'è territorio, non c'è, se non c'è identità. Se non c'è identità, non c'è marketing territoriale. E l'identità si fa appunto cooperando a costruire la struttura di dati e di informazione, quindi di conoscenza socialmente diffusa, delle risorse che un territorio esprime, o no? Come certo, è facile dire certo. Che sono valori molteplici, però questi valori devono essere, come dire, sostenuti, integrati dalle nuove tecnologie. E se no non si fa... Cioè, scusate se faccio la sua, no, ma io dove ho, ragazzi, a voi, a me, fermatemi quando ho detto, staccatemi la corrente, perché a me mi piace ragionare con voi. Però forse manca un elemento, anche secondo me potrebbe avere anche il suo fascino, per esempio i suoni, no? Certo, sì. C'è un mio collega straordinario, che lui... È un ecologo straordinario, adesso sta facendo, lui è ordinario a Urbino, è uno straordinario, come diavolo si chiama, poi lo cerco, e lui sta registrando i suoni di ogni cosa che gli capita attorno, perché fanno parte esattamente del paesaggio e degli elementi identitari, perché i suoni, i rumori, i quant'altro che si hanno, sono caratteristici dei territori, dei luoghi. Cioè, ancora non c'è uno strumento che codifica, a parte i registratori. Ormai, ma scherzi, ma scherzi, ragazzi, calma. Ragazzi, questo è un affare, questi aggeggi qua sono mostruosi, guarda, e bisogna imparare ad usare. Noi abbiamo fatto anche varie tesi di laurea utilizzandolo come fonometro. Poi c'è tutto un altro campo che si apre sul versante della sensoristica. Diciamo, parliamo della sensoristica integrata a questi aggeggi, che è mostruoso. Questo è un fonometro. E c'è tutto un versante che si apre. Lo sapete che ci sono anche, c'è la zonizzazione acustica che corrisponde alla pianificazione acustica, no? Tu che ti occupi di urbanistica. Vengono, allora, su questa cosa c'è
su questa cosa c'è un altro versante straordinario che si apre sulla tecnologia e sull'integrazione tra sensori. In Regione del Veneto c'è l'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, no? Del Veneto. Qua si chiamerà ARPA Puglia, ARPA Puglia, va bene. E hanno tutta una serie di centrali, ovviamente, di sensori, altre cose. Queste centrali sono molto poco numerose, penso, ovviamente, perché costano 100-150.000 euro per ogni centrale, quindi eccetera, eccetera, quindi sono sistemi, ovviamente, in misura sofisticate, ma non distribuiti sul territorio, quindi con tutta una serie poi di modellistica si riesce in qualche modo a spalmare sul territorio, appunto, i dati qualitativi che vengono acquisiti dai sensori. C'è tutta una branca della geostatistica, un altro termine molto molto importante, che connette sostanzialmente la statistica di fatto con la geografia e con l'informatica, ovviamente, no? Sono modelli che consentono di distribuirsi. Altra cosa invece è acquisire dal territorio appunto dati fonometrici di minore qualità, ma in grandissimo numero, no? E che possono essere invece una sorta di rete di acquisizione di dati puntualmente, però molto distribuite, che possono invece integrare, forse anche migliorare la qualità dei dati acquisiti dai sensori che appartengono alle reti pubbliche di acquisizione di dati. Quindi c'è tutto un altro campo, e qua si apre tutto un altro versante che poi lo possiamo vedere dopo. E quindi è della cooperazione nella costruzione di quadri di conoscenza, appunto, costruita insieme per decidere insieme. E queste sono esperienze straordinarie. Poi parliamo di biciclette. Rate, Sensible Lab, MIT, noi ci abbiamo varie persone, insomma, comunque. Ma anche noi abbiamo costruito una bicicletta, però in bicicletta, voi avete presente la Copenhagen Wheel? Però Wind, cioè due rotte. Copenhagen Wheel. A Copenhagen c'è stata la grande meeting, no? Dell'ambiente di 3 anni fa, credo, no? È stata poi presentata all'MIT allora una bicicletta che con un dinamo, quindi produce un po' di energia e che va alimentando un sistema di sensori che vengono poi, guarda caso, gestiti e trasmessi via GSM da uno smartphone ad un server geografico, quindi spalma su un ortofoto d'altissima risoluzione, che può essere quello di Google, se l'immagine mosaicata da dati satellitari, e distribuisce, va in tempo reale, dalla rappresentazione in tempo reale dello stato dell'ambiente. Ma questo poi ne parliamo dopo. Noi abbiamo fatto una bicicletta, ma anche se abbiamo uno scooter, se qualcuno di voi, noi vi ospitiamo per uno stage, per qualcosa. Dice, il problema è che pedalando sembra un po' complicato avere il flusso di energia sufficiente per consentire un dato regolare del sensore. Per cui c'è una bicicletta elettrica, allora abbiamo insomma energia sufficiente, quindi abbiamo montato il sensore. Un mezzo fa con un mio amico, si chiama Fabrizio Renzi, IBM, lui è responsabile della rinnovazione di IBM, tra l'altro verrà, questo vi mando, per questo datemi gli indirizzi. Noi facciamo a settembre 2 seminari importanti, uno sulla sensoristica e l'altro su Analytics. Fabrizio Renzi, quindi dire Fabrizio Renzi, persona di grande interesse, ha insegnato anche da me. Quindi due temi, quindi sensoristica, quindi abbiamo detto tante volte, e Analytics, quindi l'insieme delle risorse in grado di interpretare Big Data. Una delle cose, ero a Milano, lì, una convention IBM molto bella, eccetera, una bellissima cosa, hanno messo su un Mitsubishi elettrica, una macchinetta così piccolina, sono andato in giro,
Ah, c'ho anche il filmato, però ce l'ho qua, non mi ricordo se ho messo il mio iPad, sì, nella borsa, sì, ve lo faccio vedere. Ah, bellissima macchina. Con cinque sensori diversi messi sulla cosa, che gli stessi sensori che i nostri amici francesi che li producono, questa integrazione, noi ce l'abbiamo un affare che è al polso, per porti, insomma poi, se no, ma qua non si finisce mai parlando di queste cose qua, allora, una catena, è una catena senza fine. E sensori ovviamente integrati al GPS, a cui sono dati in continuo, non c'è il problema dell'alimentazione, si ricarica con la rete con USB sostanzialmente, e che danno in continuo misure che vengono poi spalmate e rappresentate in tempo reale, rappresentano in tempo reale la condizione, la qualità dell'aria, ad esempio in ambito urbano, andando in giro. Questa macchinetta stupenda, sullo stesso tipo di sensori, però questo twittava i dati acquisiti dai sensori in tempo reale. Quindi il Twitter... Quanto costa? No, allora, il sensore, questo sensore costa solo 300 euro, se vuoi te lo facciamo utilizzare e provare. E sì, l'automobile, la macchina elettrica, Mitsubishi, non so, sì, niente, costano, ma poi le possiamo montare anche con caratteristiche diverse. Questa è una figata. Perché ci sono associazioni ambientaliste. Ci mettiamo d'accordo, allora. Facciamo d'accordo, facciamo business, metti su una startup su sta roba qua. Un sensore, guarda, poi ve li faccio vedere oggi, questi che adoperiamo sono delle cose così, al polso, costano sui 300 euro. I sensori possono, porta 5 sensori al chip GPS, che qui, e questo è fondamentale, e una SIM, ovviamente per trasmettere il dato, quindi insieme alla SIM devi avere in tasca anche uno smartphone, perché sennò la SIM con chi parla? E questo ti consente sostanzialmente di acquisire il dato e di spedirlo ad un server per la mappatura in tempo reale dei dati. Si possono fare le cose più straordinarie. Adesso il problema è quello di identificare una questione e di sviluppare un progetto, essendo sicuro che la tecnologia ti viene dietro. C'è tutto quello che tu puoi immaginare, però devi conoscere, e quindi c'è un problema di formazione. Credo questo, tutte chiacchiere così sono soltanto per prendersi gli appunti, però vi vedo che non prendete appunti. E questo, vabbè, ma dopo, però, vabbè, comunque. Perché l'altra cosa fondamentale per utilizzare cose di questo genere è fare, utilizzare un set di parole chiave, perché quando tu, e questo anche ve lo deve dire, qua non fa niente, cosa Adriano, e tu devi sostanzialmente associare ad un post, quindi ad un'informazione, devi associare la parola chiave, perché altrimenti poi non riesci a creare ontologie, strutture semantiche che ti consentano di utilizzare strutture grandi di dati che servono appunto per orientare chi sviluppa un progetto di marketing territoriale in ragione delle fissazioni di Adriano, in questo caso. No, no, no. Perché se Adriano è profilato in maniera corretta e se abbiamo una struttura di dati basata sostanzialmente su un linguaggio di interconnessione, sono strutture semantiche, allora possiamo sostanzialmente interagire in maniera intelligente è adattativa, cioè cambiando progressivamente, lui cambia i suoi gusti e cambia le sue cose che gli interessano, e quindi l'osservazione dei suoi comportamenti dà impulsi alla riqualificazione della struttura dei dati, o no? Beh, come no, non... È così, sì. Vabbè, mo fermiamoci, sennò...